Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Durante la gravidanza, dopo che la malattia era stata diagnosticata, i medici hanno fatto da subito pressioni sui genitori affinché decidessero di abortire. Dicevano che la bambina sarebbe sopravvissuta per un periodo molto breve, ma questa bambina è una combattente. Ha 8 mesi di vita ed ha già superato ogni aspettativa. Quello che speriamo ora è di poterla trasferire all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Può il Bambin Gesù fare qualcosa di diverso rispetto al Nottingham Hospital dove attualmente è ricoverata? Hanno un piano di trattamento per lei e dicono che renderà la sua vita migliore. Il governo italiano si è spinto talmente in là da dare a Indy la cittadinanza. Ed è sbagliato che l'Inghilterra, nascondendosi dietro a questioni giuridiche, dica «Non posso lasciare che la bambina venga curata in un'altra giurisdizione, nonostante abbia la cittadinanza italiana». Penso che questo mostri il paternalismo della corte inglese che pensa di sapere cosa sia meglio per la bambina, ovvero morire. Sta succedendo in Inghilterra. Non lo avremmo mai pensato. In Italia c'è la convinzione che la vita vada protetta. C'è nel sistema giudiziario, nel sistema medico e addirittura nel sistema politico, visto che addirittura il vostro primo ministro è intervenuto. Come si chiama la patologia della bambina? Ma guardi, è un'insufficienza metabolica dei mitocondri. Praticamente ogni cellula del nostro corpo ha dei piccoli corpuscoli che di fatto sono delle vere e proprie centrali elettriche che di fatto convertono proteine, zuccheri, lipidi, cioè tutto quello che noi mangiamo in energia. Se queste strutture non funzionano, praticamente tutti i tessuti del corpo si consumano come fosse una candela perché non riesce a produrre abbastanza energia, quindi di fatto è un progressivo deterioramento sia fisico che neuronale. Non esiste cura per questa malattia? Non esiste cura, no, purtroppo non esiste cura. La bambina nel giro di pochi mesi muore. Muore comunque la bambina? Muore comunque, non c'ha speranza di vita. C'è qualcosa dal punto di vista sanitario, scientifico e medico-scientifico che l'Italia può fare in più dell'Inghilterra? Ecco, guardi, assolutamente no. Lei consideri che la genetica umana è nata in Inghilterra. In Inghilterra ci sono i più grandi specialisti di genetica umana e di terapia genica. Quindi faccio fatica a credere che in Italia possa ricevere qualcosa in più che avrebbe potuto avere in Inghilterra. Quindi io capisco perfettamente il dolore dei genitori e lo sforzo che loro fanno per cercare ogni possibile cura. Comprendo anche la posizione degli inglesi. Non dimentichiamoci che l'Inghilterra è la patria dell'habeas corpus, della libertà individuale, cioè stiamo di fronte a un paese civilissimo. I medici, dopo 8 mesi di cura, hanno detto non abbiamo più opzioni e quindi hanno interloquito con la famiglia dicendo secondo noi dobbiamo smettere. La famiglia si è opposta e a questo punto è intervenuto una figura terza, cioè il giudice. Il giudice ha dato ragione ai medici, sono intercorsi alti gradi di giudizio fino alla alta corte. Quindi diciamo la famiglia ha avuto tutte le garanzie possibili che la legge inglese poteva offrire. Hanno fatto appello anche alla Corte europea, hanno perso anche alla Corte europea e a questo punto arriva la decisione della nostra Presidente del Consiglio, che io contesto. Non ci abbiamo bisogno di un principe che elargisce la sua generosità. Noi abbiamo bisogno di certezze che assicurino l'equità dell'accesso alle cure, che è una cosa completamente diversa. Avete avuto contatti diretti con la nostra Presidente Meloni? Abbiamo lavorato con diverse persone in Italia, in particolare con l'ex senatore Pillon. So che loro hanno avuto contatti con Giorgia Meloni. Il padre di Indy, Dean Gregory, ha detto così al governo e al popolo italiano: vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore, per noi siete degli angeli. La compassione e l'amore che avete avuto per nostra figlia ci rende felici. L'ordine di staccare i macchinari è per giovedì pomeriggio. Noi faremo di tutto per evitare che questo accada.